Salve a tutti e benvenuti alla selezione di articoli finanziari quotidiana del giovedì. Ed ecco le odierne storie da prima pagina sui mercati. I prezzi dell'oro hanno toccato un massimo di quasi un mese dopo che un'esplosione mortale a Gaza ha eliminato i timori di un'escalation del conflitto in Medio Oriente e ha mantenuto il bene rifugio tra gli investimenti preferiti. I mercati sono scesi in Europa e in Asia dopo che la Cina ha comunicato che la sua economia è cresciuta a un ritmo annuale del 4,9% nel periodo luglio-settembre, in calo rispetto al 6,3% del trimestre precedente. Secondo un nuovo studio, il Regno Unito è emerso come una delle principali economie di criptovalute a livello mondiale e il più grande paese di criptovalute in termini di volume di transazioni grezze in Europa centrale, settentrionale e occidentale. L'euro è sceso dello 0,3% contro il dollaro statunitense nell'ultima sessione di trading. L'RSI stocastico indica un'opportunità di selling. Il prezzo del titolo di Alibaba è rimasto sostanzialmente invariato nell'ultima sessione. Il CCI sta dando un segnale sell che coincide con la nostra analisi tecnica generale. La coppia sterlina britannica dollaro statunitense ha visto un calo minore dello 0,2% nell'ultima sessione. Il segnale buy di RSI contraddice la nostra analisi tecnica generale. La coppia dollaro australiano dollaro statunitense ha perso lo 0,4% nell'ultima sessione. Il segnale sell di Rock è in linea con l'analisi tecnica generale. Richiesta di sussidio di disoccupazione iniziale degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 12.30 GMT. Tasso di disoccupazione dei Paesi Bassi alle 4.30 GMT. Tasso di disoccupazione dell'Australia a 12.30 GMT. Rendiconto di bilancio mensile degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 18 GMT. Clima degli affari nel settore manifatturiero della Francia alle 6.45 GMT. Indice nazionale dei prezzi al consumo del Giappone alle 23.30 GMT. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato quotidiane. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.